Per chi arriva dalla via del lago di Como, proprio alle 6 del pomeriggio, da giugno a settembre, è l'ora trionfale della Valtellina. Se mi voltavo, vedevo nella cornice del finestrino posteriore il sole quasi al tramonto, ma pareva ancora alto. Prendeva d'infilata il canyon dell'Adda. Batteva in faccia sulle vigne terrazzate, sui muretti, sulle rocce, sugli altipiani, i boschi, le creste della sponda retica alla mia sinistra. Indorava i campi di grano turco, gli speroni montuosi, le creste della sponda orobica alla mia destra. E in fondo mi apparvero le montagne, che chiudevano la vallata verso occidente. Lassù, una striscia di cielo rossa e viola per il riflesso del sole ormai tramontato mi ricordò che ero nella meravigliosa Valtellina. Questa terra abbonda di grani e di castagne e di vini squisitissimi, della bontà dei quali molti storici ne parlano, sia antichi come moderni. Questa gente vive soprattutto di due cose, di vino e di onestà. Il vino lo spremono da certe vigne inerpicate a terrazze sui fianchi della montagna. L'onestà è quella che impedisce ai benestanti di diventare ricchi e ai poveri di diventare miserabili. All'onnipotente Iddio, primo principio ed ultimo nostro fine, indirizzare dobbiamo tutte le nostre operazioni, pensieri, parole. In Dio stabilite la vostra speranza, le cose vostre alle sue cure e alla sua bontà confidate. Egli vi terrà per mano e voi camminerete sicuri, senza timore di cosa alcuna. Familiari ragionamenti di Pietro Ligari, pittore sondriense, appartenenti all'agricoltura e relativa economia, il cui vino è tanto accreditato
che porta l'onorificenza ad ogni più fastoso convito dei principi e gran signori. I palazzi della Valtellina sono forniti di ottime cantine e così profonde che in talune si devono scendere ben 40 gradini. Queste cantine d'inverno sono tiepide e in estate di mirabile frescura. Esistono poi cantine chiamate crotti. Questa montagna è rotta qua e là da crepacci e da spiragli. Esse poi, per l'aria che spira dagli interni pertugi del monte, sono nella stagione estiva così fresche che, standovi dentro, quasi si patisce una sensazione di freddo. Il taverniere del comune non dovrà annacquare, né adulterare, né rubare, ma custodire e governare in tutta onestà e senza frode il vino che sarà nelle taverne. Se lo sofisticasse o lo adulterasse, dovrà pagare una multa di lire 10. Oltre a ciò, sarà sospeso da ogni ufficio per i successivi 10 anni e il suo nome esposto all'arengo. La Valtellina è molto popolata da più terre civili e da uomini dotti e di molta ed antica nobiltà. Ragionamento per il mese di novembre. Prendo a ragionarvi delle faccende che si devono fare nel mese suddetto. Sradicare, estirpare fodrighi, spini, roveti e altri dannosi virgulti, ma avvertire che le viti non siano toccate dalla zappa che cava. Il restante di questo mese si potrà impiegare nel far provane dei viti, cioè trapiantarne de novele, estirpate da un luogo, per porle in un altro. Per il mese di dicembre si prosegue nel far muraglie asciutte e trasportare la terra ove bisogna, per non lasciare scoperte le radici delle viti, perché molto patiscono nell'invernata e per lo più muoiono. Udivo il suono delle campane. Sapevo forse dirmi cos'era quel suono malinconico e dolcissimo. Un rimpianto. Il rimpianto della mia giovinezza. E la fede? La fede si scopre quando è già perduta. La coscienza del mistero è la nostra unica certezza. Più in là non dobbiamo andare. E rinuncia a dirmi questo? È rassegnazione? No, è sincerità.
Per il mese di gennaio. In questo mese poco si può fare quando la neve abbia preso il solito suo possesso. Ma se avete occasione di far rompere delle costiere e di far spezzare grossi sassi, sarà questo buonissimo impiego. Ma avanti che si parli delle regole di piantar, propagare le viti ed altre colture, voglio premettere il modo di fecondare ed accrescere dove sia il bisogno. Nel caso, si dovrà farvi spaziose e profonde fosse. E ove fossero grossi massi, non si tema di levarli con ogni forma possibile, poiché l'acquisto di nuova terra compenserà, nel tempo a venire, la spesa e la fatica. E così facendo, in ogni parte del fondo o costiera si renderà fertile ogni spazio che prima era sterile e si potrà valersi dei sassi estratti per mettere in buona forma e ordinanza il terrapieno di ciascun letto. Per evitare i progressi delle corrosioni, delle slamazioni, si ricorre alla costruzione e manutenzione di opportuni ripari. Di fronte a sì gravi inconvenienti, l'antica legge mosaica vietava tormentare i monti con l'aratro. I romani procedevano con somma circospezione nel dissodamento di essi e dovunque avessero scorto frane o smottamenti.
In qualunque paese da me veduto, non ho trovato forma né sistema tanto laborioso nell'allevamento e mantenimento della vite quanto nel nostro territorio. Per tirar su questi muretti a secco, intere generazioni si sono rotte la schiena. Capite perché la chiamano viticoltura eroica? In Valtellina c'è la più vasta area terrazzata d'Europa. A mezza costa, lungo la valle che unisce Ardenno a Tirano, si sviluppano 2.500 chilometri di muri a secco. Sorreggono questi fazzoletti di terra dove nascono vini che sono capolavori. Perché qui si fa ancora tutto a mano. Ogni terrazzo è un piccolo mondo dell'ingegneria. I costoni, protetti dai venti, sono stati trasformati in ottimi vigneti. Pare che i primi tentativi li fecero gli Etruschi. Sappiamo poco della loro lingua, ma abbastanza dei gusti. Bevitori niente affatto zotici, sapevano distinguere e apprezzare.
Ragionamento per il mese di marzo. Si piantano tranciaroli di viti nelle 13 di luna di questo mese. Per far da nuovo una vigna, si dovrà, nell'antecedente mese di novembre, provvedere tante piantarole belle, lisce e vigorose, ma con sicurezza di non essere ingannato circa la buona qualità. E queste le procurerete dalle più alte vigne che vi sarà possibile. Oggi andremo in montagna. Saliremo fino al Passo di San Marco. Si chiama Passo di San Marco proprio perché, una volta, quando il Bergamasco apparteneva alla Repubblica di Venezia, era il transito obbligato, la strada di collegamento con la Serenissima. E quei commerci con la Valtellina erano di grande importanza economica. Avevamo fame. E il sole, come sovente accade l'estate in montagna, stava rompendo tra le nubi. Attraversiamo il villaggio di Albaredo, nella Valle del Bitto. Bitto è il nome di un formaggio eccellente di queste terre. Il vino era giovane, buonissimo. La polenta idem. E il Bitto era fatto proprio lì, in quel medesimo Alp. E fresco di 2 settimane. Proclamano buono soltanto vecchio, e invece, anche se non lo dicono quasi a nessuno, è buono giovane, e anche giovanissimo. Di tutte le valli della Valtellina, la Val Malenco si può considerare anche la principale. Il Mallero, che le dà il nome, attraversa Sondrio e subito dopo si getta nell'Adda. Risalendo il Mallero, si arriva al centro di un'ampia conca morenica, vette sopra i 3.500 metri, che dal Disgrazia vanno oltre il Bernina. L'altra strada conduce ai grandi laghi artificiali di Campo Moro, oltre i 2.000 metri di altitudine, con la perfetta piramide del Pizzo Scalino. Immensità deserta e meravigliosa. Che cosa c'è di là del lago? Sarebbe bello avere una barca per andare a vedere. Di là, lungo una profonda insenatura, apparirà come in sogno la Val Poschiavina.
Dopo Campolongo e prima di Poschiavo, affiancheremo per un tratto il trenino che va a St. Moritz. Avevo già visto il trenino un'altra volta, quando ero venuto a trovare padre Camillo de Pianz. Ma passava tra le case di Tirano e non era altrettanto bello. Devi fare assolutamente questo viaggio col trenino da Tirano a St. Moritz, mi aveva detto de Pianz. Magari lo facciamo insieme. Sì, ma d'inverno con la neve. Vedrai, è un sogno. Padre Camillo de Piaz è valtellinese puro sangue. Sa tutto sulla Valtellina e della sua storia. Qui, a differenza di tutte le altre valli alpine, le tracce di castelli sono molto rare. Il feudalesimo, le proprietà, sono stati sostituiti presto dal potere locale. Frazionato, democratico, artigiano o borghese, modellato sulla struttura politica dei grigioni. È certo che esistevano fin da allora commerci naturali e continui attraverso i valichi della Val Poschiavina. E così anche i valtellinesi, sebbene cattolici e anche molto cattolici, sono quasi sempre per seconda natura laici, democratici, tolleranti e autonomi. I comuni della Valtellina furono i primi a rimanere senza analfabeti. Per il mese di giugno. In questo tempo si prosegue a sgarzolare le viti, ma i pampini da frutto non si devono sgarzolare sino alla fine del corrente mese, dopo che si vedrà che l'uva sia libera e monda dal suo fiorire. Cucciolo di volpe. Il mio cane è scappato, è corso via, non lo si trova. Nel bosco fitto nessun rumore. Ad un tratto lo vedo, e lì stanno usando qualcosa. È un cucciolo di volpe che nella sua tana riposa. La montagna fu sempre amata e cercata da quanti hanno animo sensibile alle bellezze naturali e desiderano sottrarsi ai calori del piano e ai gravami quotidiani della vita cittadina. Tanto che ai nostri giorni la montagna ha ricevuto la conferma della scienza che ha dimostrato quali effetti salutari abbia sull'organismo umano la dimora alpina. Da questa industria del forestiero deriva gran parte della nuova ricchezza. La Valtellina non è seconda a nessuna delle valli alpine per la bellezza e la varietà del paesaggio.
non mancano in essa panorami degni di stare a paro dei più decantati d'Europa. Ma purtroppo è mancata finora l'intelligente operosità umana che sapesse trarne meritato profitto. Avanziamo all'interno di un bosco, diverso da tutti gli altri, uno strano tunnel dall'ombra luminosa. Sono i faggi, i famosi unici faggi dei bagni di Masino. Dietro i faggi, la mole del secolare albergo. Si capisce subito che si tratta dello stabilimento dei bagni, costruito ai primi del Settecento. Ma ancora adesso non deve essere troppo diverso da com'era. O chissà, può anche darsi che anche allora i signori, nel colmo dell'estate, arrivassero fin quassù con le loro carovane di muli e si accontentassero di bere e di bagnarsi, attingendo direttamente dalle sorgenti. La miracolosa acqua calda sgorgava, fiottava tra la roccia ormai liscia, quasi smaltata. Livigno è un paese stranissimo, lungo quasi 8 chilometri, tutta una sfilata ininterrotta di case. Non so per quale misterioso motivo, fatto sta non furono perpetrati qui gli errori e gli orrori architettonici e urbanistici della grande maggioranza dei paesi di villeggiatura. Qui si è avuto il buon senso di conservare, restaurare tutte le case antiche e il buon gusto di copiarne lo stile e il colore nella costruzione delle nuove. Spiccano, qua e là, subito dietro le case e contro il verde dei prati, vecchi romantici fienili di legno. Il villaggio di Trepalle è a quota 2096 metri, la più alta d'Europa. Abbiamo davanti il Parco Nazionale dello Stelvio, il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. In uno spazio così breve, tanta vastità e varietà di creste e di valli, di ghiacciai, di foreste, di villaggi. Ancora in questo mese si prosegue assiduamente a sgarzolare i pampini. Però si potrà rivedere diligentemente la vigna e dar qualche poco di aria alle uve, a ciò incominci la sua maturanza. Il tempo è sempre bello. Arriviamo a San Giacomo. Una sala tutta vetrata, con amplissima vista sulla valle in piena luce. Mezzogiorno. Nel giardino
pergolati carichi di uva. Giù, in fondo alle degradanti terrazze, sulla nazionale non passa nessuno. Salvo la corrente dell'Adda, tutto è immobile, vuoto, silenzioso. Che cos'è questa bellezza che vedo? Mi ripeto confusamente le parole del Leopardi. Il riposo e il silenzio che regnano nell'ora del mezzogiorno rendettero quell'ora agli antichi misteriosa e segreta come quelle della notte. Onde fu creduto che sul mezzodì, più specialmente, si facessero vedere e sentire gli dèi, le ninfe, i silvani. Molti, anche non da tanti anni, giurano aver visto la maga della valle. Piccina piccina, brutta e vecchia, la quale stava inginocchiata sulla sponda del torrente e sciacquava le budella delle sue piccole vittime. E man mano le inghiottiva tutte d'un fiato. Levatasi poi sulle gambe di mulo, a retrorso della corrente, scompariva nelle grotte della roccia. Nell'assenza mia da Sondrio, mia patria, per il corso di circa 36 anni e nel giro di molti miei viaggi in varie città d'Italia, mi sono finalmente risolto di rimpatriare e qui godere della mia quiete e favore dell'aria nativa, quale sollievo dell'animo troppo oppresso dalla continuazione della pittura. E tanta è la soddisfazione che ritrovo nell'agricoltura, dove frequentemente scopro notizie nuove e perciò bramo comunicarle ai miei figlioli e successori con fine di impedirgli l'oziosità troppo regnante in questo paese. Un pomeriggio lo passai da solo a visitare il rione Scarpatetti, il quartiere più antico della città, costruito tra il 600 e l'800. Questo luogo è quasi, direi, ancora più bello che in passato, ai tempi della sua pienezza operativa, quando era abitato con soddisfazione dai discendenti diretti di coloro che lo avevano costruito e abitato per secoli. Più bello perché qualcosa di vivo e di splendido c'è ancora tra le case magiche di questo antico borgo. Lo so, forse sono ottimista. E in questi anni le sorti di questo luogo possono essere già state decise, sia in un senso sia nell'altro. Potrei informarmi, ma preferisco rimandare tutto a quando tornerò in Valtellina. Perché ci sarà bene un giorno che ritornerò. No. E allora, piano piano, senza parlare con nessuno, prenderò su per via Scarpatetti e mi fermerò davanti a un'edicola che custodisce un piccolo altorilievo in legno colorato. Una Madonna col bambino. E il bambino ha in mano un grappolo d'uva nera.
Questa vigna l'ha piantata mio padre che io ero ancora bambino. Poi si è ammalato e non si alzava più dal letto. Ma quando era il momento della vendemmia, tutti i giorni mi domandava com'è venuta l'uva quest'anno. E allora ho tirato su una vecchia vite con tutte le sue foglie e i grappoli belli maturi e intanto che lui dormiva gliel'ho messa ai piedi del letto. Quando si è svegliato, credeva di sognare. Non sei venuto a vedere la vigna? E allora la vigna è venuta qua lei. Sei sempre il solito matto, mi ha detto. E poi gli è venuto il magone. Anni fa ero venuto in Valtellina per la vendemmia. Ricordo file di ragazze, donne, che dai vigneti più alti, gradinati in costiera, portavano giù in pianura gerle cariche d'uva. Quante volte mi ero trovato in simile, similissimo luogo di altre montagne, nella stessa dolcezza e sicurezza che solo la compagnia di amici può dare. Quasi li vedo insieme qui, i volti degli uni e degli altri. Non è nostalgia del passato. Sono felice adesso come lo ero allora. E se non trovo strano che altre montagne mi aprono il cuore, come le montagne della mia giovinezza, mi pare un prodigio poter riconoscere qui, in altri volti, la medesima amicizia.
5 sono i motivi per bere: l'arrivo di un amico, la bontà del vino, la sete presente e quella che verrà, e qualunque altro.